Dove vai a ballare? Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia. Siamo partiti ieri con il primo modulo dedicato allo startup d'impresa e oggi siamo qui ad Expadda con Alessia Clusini che ci parla di marketing turistico esperienziale e del design degli eventi legati al turismo esperienziale. Quindi ci ha parlato del suo progetto Vita in Australia e lo sta declinando su tematiche che possono interessarci in base insomma a quello che serve al nostro territorio. I prossimi moduli saranno a Brindisi, Ostuni e un altro ancora a San Vito e toccheranno diverse tematiche che sono legate al turismo del vino, alla ruralità, di nuovo al business plan e allo startup di impresa e per terminare il 24-25 con una super ospite da New York che è Tania Luna e ci parlerà del design della sorpresa, quindi come creare eventi che possano sorprendere i partecipanti. Quali sono stati i feedback fino ad ora che avete raccolto dai partecipanti? Per cui è una bella soddisfazione sapere che persone hanno rinunciato a una giornata lavorativa per venire qui a San Vito, sono partiti da Brindisi, è molto molto bello, molto interessante. Voi avete strutturato il laboratorio con diciamo, un sapiente mix di teoria e di pratica, cioè ci sono sia lezioni frontali sia occasioni di interazione dei partecipanti con i docenti e tra loro stessi. Ci fai un esempio pratico di workshop interattivo? Allora, molto interattivo, penso che sarà quello con Angelina Brogan e Michael Hodgson, che sono due esperti travel blogger e docenti internazionali, che insegnano e insegneranno in un mix di teoria e pratica come creare contenuti per promuovere la destinazione, come utilizzare i social media per promuovere al meglio il prodotto turistico. Quindi questo sarà un laboratorio che sarà per metà teorico nella location di Santa Chiara a Brindisi, mentre l'altra metà sarà itinerante per location storico-culturali o di altro tipo della città di Brindisi. Tu sei stata molto tempo fuori, abbiamo avuto modo di chiacchierare, poi sei tornata in Puglia e hai deciso di dedicarti alla tua città a Brindisi. Cosa ti ha spinto a organizzare un laboratorio? No? Qual era il tuo fabbisogno di formazione? Io sono tornata a Brindisi 2 anni fa, l'anno scorso abbiamo organizzato questo evento di promozione territoriale con travel blogger, quindi una cosa molto innovativa per il territorio brindisino. Ci siamo un po' resi conto però che quello che manca al nostro territorio è la professionalizzazione degli operatori o comunque di chi vuole avvicinarsi a questa professione, che è quella del turismo esperienziale, che è utile per destagionalizzare un po' l'offerta e quindi creare nuova occupazione durante tutto l'arco dell'anno. E quindi mi sono chiesta cosa poter fare facendo un passo indietro prima della promozione per creare un'offerta sul territorio brindisino e il laboratorio del basso è cascato perfettamente in questo momento di riflessione sul territorio e per questo abbiamo aderito insomma. Siamo con Alessia Clusini, docente del laboratorio Experience Lab presso l'Expadda di San Vito dei Normanni, a cui volevo subito chiedere una definizione del turismo esperienziale. Il turismo esperienziale è una forma di turismo che mette appunto il turista, il viaggiatore, al centro dell'esperienza, quindi che significa in pratica che invece di fargli vedere delle attrattive turistiche, mette il turista a contatto con la comunità locale e lo fa sentire uno di noi e gli fa fare le cose che facciamo noi e gli fa conoscere la nostra cultura così com'è, mettendolo proprio alla prova, hands on si dice in inglese, quindi con le mani in pasta. Tu diciamo hai avuto la capacità di trasformare questa tua passione per il viaggio e per il turismo in generale nella tua professione. Hai un blog tour, un social blog tour che si chiama Vita in Australia. Di che cosa si tratta? Ci puoi spiegare meglio? Vita in Australia è un social blog tour prodotto da Australian Board, che è la più grande community di italiani verso l'Australia, quindi di italiani che sono in Australia o che vogliono andare in Australia. Si chiama social blog tour proprio perché è un documentario a puntate fortemente ispirato dal mondo dei social media e
user generated, quindi generato dalla domanda dell'utente. Ma parlavamo, no, di come ti sei preparata per la tua docenza e mi raccontavi che avevi immaginato, oltre a delle lezioni frontali, anche dei workshop interattivi con i partecipanti. Come saranno strutturati e fino ad ora quali sono stati i feedback dei partecipanti alle tue lezioni? Fino ad ora i feedback dei partecipanti alle lezioni sono stati, insomma, fantastici. Io sono la prima che imparo tantissimo dagli studenti ogni volta che mi trovo a insegnare. Credo che l'innovazione che c'è in questo momento del web è diventata una vera e propria innovazione sociale. Io ci credo molto perché questo è il mio lavoro e il fatto di, appunto, avere un workshop pratico in cui gli utenti quando sono nel web e gli studenti quando sono proprio delle persone fisiche, come in questo caso il laboratorio dal basso, sia molto importante, perché se non si fa non si impara. L'unico modo di imparare è quello, appunto, di avere queste mani in pasta. Il mio lavoro mi porta chiaramente a fare dell'innovazione uno stile di vita. E realtà come quella di Laboratori dal Basso e come l'ExFAD, nella fattispecie dove ci troviamo in questo momento, per me sono importantissime, perché io credo che le rivoluzioni nascano dal basso e credo che in questo momento sociale, storico ed economico non possiamo fare altro che organizzarci autonomamente e darci un futuro. Quindi sono, insomma, rimasta molto lusingata dal fatto che Emma mi abbia chiesto di partecipare a Laboratori dal Basso, perché è una cosa in cui credo fortemente. Il fatto che sia partito proprio dall'esigenza dei locali e non dall'alto, questo atteggiamento, appunto, bottom up, è l'unica via possibile per riscattarci in questa situazione economica e sociale. E tu dove vai a ballare? Vieni a ballare in Puglia.